Allora dipende, ti aggiungono l'IVA, però secondo me se tu prendi le offerte no, ti conviene tantissimo. Allora io c'erano le uova, 30 uova, le ho pagate 5,25 euro, però dopo non ho guardato lo scontrino sempre. No, non bene, non bene, non si vedono. Questo è peperoncino, questo è bello, è piccante. La folla, il fughero, le dici, le dici delle dici. No, ma quello dopo gli altri. No, la cucina. Ma in testa che ti dici tutti? In cucina. Ma perché mi andavo le mani qua? No, no, no. Dategli una mano. So, così. No, no, ma è per fare la cottura. Forza, se già cominciare a mangiare qualcosa, non c'è cottura, so. Non c'è. Spero che si vede. Sì. Apriamo le uova. Abbiamo due del Milan e uno di Chiara. Vediamo cosa troviamo dentro. C'è qua qualcosa. Prendi la linguetta. Non è che ci vuole una quintascienza, è per i bambini, sì. E se sei handicappato. Bravo. È uomo.
Va spaccato così. E... che cavolo è? Intanto mangiamo il cioccolato. Cos'è? Fammela aprire. Le calze? No. Bandiera. Cosa? Una bandana. Lo scaldacollo, bandana. Fammi vedere. Beh dai, è utile. Ha un è, come si dice? È leggero. Però non è male. È scaldacollo. O sei bandana. Sicuro? No, o bandana o scaldacollo. Adesso apriamo l'altro. È sempre uguale, non cambia niente. Poi si è handicappato di nuovo, che è semplicissimo da aprire. Allora, tanto sei riuscito a togliere. È già rotto questo. Uguale. Oh, ma che cazzo. Allora facciamo una cosa. Io direi di chiuderlo. Lo sigilliamo bene. E poi lo diamo a qualcun altro. Intanto mangio cioccolato. Ma vai, ma che cavolo. Ma come è possibile? Ah, c'è scritto bandana tubolare. Ok, ma... non si può prendere due uova uguali. Allora vuol dire che c'era solo questo. È impossibile. Vabbè. Adesso voglio vedere. Aspetta! Cosa c'è dentro? Spero qualcosa di bello e di utile. E non le carte di memory come l'anno scorso, perché sennò... Ma... lo apro io. No. Spacco. C'è già la carta fuori. Aia. Ma perché sono così duri? Perché è in mano. Non posso riuscire. Che cos'è? Le calamite! Quelle che voglio io! Ma ce n'è una? È una? Quante carte ne ho? Ma gli altri ne hanno trovate tre. Boss e Babi. Ma gli altri tre ne hanno trovati. Sì, aprila, qua c'è la linguetta. Quelli. Io volevo questi due, non quello. Sono più carini. Che sfiga però, pensavo meglio. Bene, questo è l'altro regalino che ho trovato dentro. Se sapevo prendevo altre due uova di Chiaroferragni. Questo ovviamente me l'ha preso mia mamma. Però se sapevo io prendevo altri due Chiara. Beh, diciamo che non è fatto tanto bene perché si potrebbe rompere. Ma poi cosa vuol dire? Maschio? Baby, bambino? No.
più o meno, non so l'inglese, però credo che si dice così. Beh, cioccolato è buono. Vabbè, vuol dire che questo andrà nel mio frigo nuovo, attaccato. È carino questo sacchettino. Con una mano proprio. Una saponetta. C'è scritto Crelitish, qualcosa del genere. Hai sentito? Qua, allora, a parte la mia faccia, non ho messo neanche il correttore, ho messo la crema perché tra l'allergia che mi fa tutte ste macchie, puntini, mamma mia, è un continuo. Infatti sto prendendo anche l'antistaminico. Diciamo che sono 2 mesi un po' pesanti per me, perché furia di essere allergica al polline, eccetera, ogni volta mi concio
e tra tosse, raffreddore, starnuti. Comunque niente. Allora, questa è la seconda parte del video, che ormai adesso la concludo qui. Come avete visto, la grigliata non l'abbiamo fatta, perché ci siamo dimenticate di scongelare la carne. E dato che la carne non era scongelata tutta, ci voleva un bel po'. E allora alla fine c'è stato questo problema, perché poi calcolate che a Pasqua, che era domenica, siamo stati in giro tutto il giorno, eravamo stanchi, io poi sono anche andata a letto, non ho neanche finito di vloggare perché poi ero stanca, mi sono messa lì a vedere sul letto i video degli altri canali e alla fine mi sono addormentata. Per cui calcolate che è andata così. E poi, vabbè, il giorno dopo mi sono svegliata che erano le 10, però, cioè, alla fine ci siamo dimenticate di scongelare la carne. E questo è quello che abbiamo fatto, cioè, quello che avete visto che abbiamo fatto in questo lunedì, che era Pasquetta. Per cui, niente, concludo qua questa clip. Così almeno monto il video e voi lo vedete domani. Oggi è lunedì, è martedì, perché sto registrando l'ultima clip martedì. Ma voi questo video lo vedete mercoledì, cioè domani, alle 2. Per cui adesso mi metto a montare tutta sta clip, tutte ste clip. Finisco di fare questo vlog. E calcolate che avete anche giovedì e sabato come video, per cui questa settimana ho messo 4 video. Scusate se sono abbastanza lunghi e se sono 4 video a settimana, cioè 4 video in questa settimana. Però è un po' difficile, specialmente che sto cercando di tirare via tutti i video che già registrati vecchi, sennò poi mi resteranno lì e dopo diventeranno troppo vecchi i video. Per cui ho deciso di farvele mettere subito, così almeno voi le vedete subito, e i video che ho già registrato non sono vecchi, perché sennò... Tanto ho deciso che il mese di maggio-giugno, prenderò una pausa e forse per 2 settimane non pubblicherò su YouTube, anche perché è pesante tra lavorare, registrare, montare i video. Voi non sapete cosa c'è sotto quando al giorno quello che faccio, per cui non avete idea. E per cui credo che adesso non so quando farò questa pausa, ma o maggio, giugno non vedete per almeno 2 settimane i video, così almeno prenderò una pausa, voi siete più tranquilli, potete recuperare tutti i video che ancora non avete visto, specialmente questi video qua che ogni video metto al giorno, un po' pesante, ma preferisco fare così, per cui vi avviso già che sarà così. E poi vabbè, poi se ne parlerà anche in agosto, altre pause, che non so quante pause farò, ma credo che quest'anno non ne farò tante, però dipende. Adesso vedo. Poi ho anche deciso che ci sarà quel giorno che non registro, in senso che non farò i vlog di seguito come sto facendo adesso, ma farò delle clip spezzate a giorni, così almeno ve le metterò insieme in un vlog e vi farò vedere il risultato, diciamo, della casa nuova, eccetera, piano piano. Però non... cercherò anche di non vloggare dalla mattina alla sera o ai fare 2 giorni di seguito, perché inizia a essere pesante anche per il fatto di, dato che lavoro, è un po' pesante, per cui ho fatto questa decisione qua. Niente, dato che 5 minuti è tanto e non so quanto durerà questo vlog, questa seconda parte, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo vlog, che sarà per voi martedì, per me sabato, per cui sì, lunedì è festa, è la liberazione, festa della liberazione. Non so se vloggo, in senso che non lo so, se farò qualcosa
vi registrerò qualche clip e ve li metterò dentro, ma non farò come ho fatto in questo weekend, che mi sono sparata fuori di fare due vlog di seguito che poi durano anche tanto, per cui è un po' difficile montare, registrare subito e farli andare subito nei giorni. Su questo, oggi pomeriggio sono a casa, infatti monto tutto questo vlog e niente, poi mi riposo e cerco di recuperare tutti i video vostri e quelli che mi seguono, ovviamente quelli che hanno un canale su YouTube, recupererò tutti i video piano piano vostri. Scusate se sono assente per i sui vostri canali, che non guardo tutti e non commento adesso, non sto commentando più, ma giuro che poi recupererò tutti i video che riesco e vi commenterò i video come ovviamente voi state facendo con me, per cui grazie. Detto questo, buona settimana e noi ci vediamo, vabbè, voi martedì, io invece sabato. Non so perché devo ripetere sempre le stesse cose, ma credo ovviamente che avete capito. Ciao e al prossimo video.